TV, bentrovati. Oggi ci troviamo nella sede di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino per la conferenza stampa di presentazione di uno degli eventi più dolci dell'anno, Ciocco Marche. 17, 18, 19 novembre la città di Ancona si trasformerà nella capitale del cioccolato. Tanti produttori di cioccolato di qualità, venite a scoprire insieme a noi che cosa accadrà. Ciocco Marche, un appuntamento che dà valore aggiunto a tutto il territorio. Evento di punta della città di Ancona, sono 22 anni che viene fatto questo evento. Noi consideriamo queste attività importantissime per la città perché aiutano l'economia cittadina. È fondamentale dare continuità a questi eventi, perché solo con gli eventi si riescono a portare a casa risultati economici per l'attività. È un evento che apre anche gli eventi natalizi. Sì, ormai da diverso tempo che questo capita, è un evento che porta tantissimi cittadini nella piazza Cavour, e lo consideriamo positivamente, chiaramente. Coinvolgere le attività del territorio, cercare di dare l'opportunità appunto di visibilità, ma soprattutto vogliamo far sì che ci sia modo di far conoscere quelle che sono le produzioni artigianali. Presidente, Ciocco Marche è non solo una manifestazione longeva, siamo alla 22esima edizione, ma che nel tempo è riuscita anche ad arricchirsi di tanti momenti che compongono queste giornate e anche a dare non solo valore aggiunto al territorio, ma anche ai prodotti. Sì, certamente, è una manifestazione che nonostante appunto 22 anni che va avanti, però si rinnova continuamente. Si rinnova come tutte le produzioni artigianali, come tutto il percorso di qualità che gli artigiani fanno nel realizzare i propri prodotti. La nostra abbiamo un doppio obiettivo naturalmente, quello di promuovere le attività del territorio. Ci sono circa 330 attività tra Ancona e Pesaro Urbino che possono essere coinvolte da questo mondo, ma anche quello di creare una consapevolezza nel consumatore e quindi dare modo di conoscere quelle che sono veramente le lavorazioni artigianali e la cura, la passione, la qualità per ottenere dei prodotti che sono sempre unici. Le novità di quest'anno e i momenti più importanti? Quest'anno abbiamo riservato le mattine per i più giovani perché vogliamo partire dai giovani, dai bambini per far sì che possano veramente anche sporcarsi le mani con una cosa che poi è buonissima e naturalmente a loro piace tanto. Quindi il mattino c'è il percorso per i giovani e il pomeriggio ci sono invece i salotti del gusto, le degustazioni a cui abbiamo abbinato anche il percorso del vino e quindi ci saranno insomma modo di apprezzare e conoscere prodotti enogastronomici del nostro territorio, prodotti sempre d'eccellenza. Sì, è stato chiesto ad ogni espositore di preparare una ricetta di cioccolatino pensata appositamente per la manifestazione Dolce Vita di Luigi Lo Scalzo, ce l'ha portata un esempio, che verrà proposta in quantità limitata solo in occasione della manifestazione. Sarà riconoscibile perché è contenuto in un packaging dedicato con l'etichetta Ciocco Marche cioccolatino buono un bel po'. Quanti saranno i maestri cioccolatieri presenti in questa edizione, se è un numero in crescita, se provengono anche da altre regioni d'Italia e soprattutto anche Ciocco Marche una manifestazione per ribadire l'importanza della qualità del prodotto? Assolutamente sì, siamo alla 22esima edizione, è una manifestazione che cresce anche all'insegna della qualità. 20 gli espositori, pasticceri, gelateri, cioccolatieri artigianali che proporranno una vasta gamma di prodotti di cioccolateria, gelateria e cioccolateria. E verranno in piazza solo esclusivamente per le tre giornate di Ciocco Marche che ricordo si terranno il 17, 18 e 19 novembre a Piazza Cavour. Ecco, cosa raccontano questi espositori? Qual è anche lo stato di salute del settore nella nostra regione? Allora, raccontano quanto sia importante lavorare di qualità e soprattutto lavorare con un'identità, cioè la personalizzazione del prodotto e della lavorazione sono oggi sempre di più i fattori che determinano la competitività in questo settore. Questo è un settore che meno di altri ha sofferto, ma comunque soffre anche dell'effetto dell'inflazione che ovviamente colpisce le famiglie e quindi anche i settori dei beni di consumo. Educare il pubblico ai prodotti di qualità, che cosa significa?
Da sempre Confartigianato porta avanti una campagna su un'educazione alimentare per rendere il consumatore finale consapevole rispetto alla scelta del prodotto della filiera agroalimentare e rispetto anche a una consapevolezza su quanto sia importante acquistare locale per rispetto anche delle proprietà organolettiche di quello che si mangia. Ci sono anche degli eventi che arricchiscono, insomma, il cartellone di Ciocco Marche oltre agli espositori. Sì, oltre alla parte espositiva, molto attesa e molto partecipata, è la parte dedicata ai laboratori e alle degustazioni. Per i bambini le attività quest'anno saranno articolate in tre differenti laboratori. Ci sarà, riproporremo la classica scuola di cioccolato in cui riportiamo in piazza un vero e proprio laboratorio di cioccolateria con tanto di macchinari e i bambini si cimenteranno nella creazione di una prodotto di cioccolato guidati da due maestri cioccolatieri, Luigi Lo Scalzo e Stefan Kruger. Ci sarà un laboratorio sul latte, che è una delle materie prime che caratterizza anche l'abbinamento con il cioccolato, e un laboratorio sensoriale a cura della Tana sul Tetto. Per gli adulti riproponiamo il salotto del gusto, la scoperta dei prodotti enogastronomici del nostro territorio. Ogni giornata sarà declinata su un tema specifico. Il venerdì sarà dedicato alla degustazione diagonali su vini locali in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino delle Marche. Il sabato avremo un ospite di eccellenza, ritorno del maestro Paolo Brunelli, e la domenica abbineremo la degustazione a delle dimostrazioni del vivo, quindi show cooking piuttosto che la preparazione in diretta di un cioccolatino. L'importante è vendere, ma secondo me in Ciocco Marche la cosa più bella che c'è è i laboratori che facciamo sia per i bambini. In questo modo li portiamo proprio nel nostro mondo, e soprattutto anche le degustazioni che facciamo, insegniamo anche come degustare il prodotto e facciamo vedere la differenza che c'è fra un prodotto artigianale e un industriale e le combinazioni che possiamo fare fra vari artigiani. Dico solo questo. Ma io vorrei soltanto ringraziare per questa opportunità, perché non è così scontato trovare un'amministrazione e ovviamente un'associazione che ci dà uno spazio, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, gratuito per noi, non è scontato, e ci permette intanto anche di conoscerci, perché molte amicizie nascono proprio in questi luoghi, in queste casette, si scambiano delle idee, ci si conosce e ci si confronta, quindi grazie mille Confartigianato e grazie ancora. Ovviamente io vorrei ringraziare intanto il fatto che avete coinvolto anche attività giovani in questo percorso e puntare l'attenzione soprattutto sulla qualità, sul fatto che ci sono ancora attività artigiane che puntano alla valorizzazione del prodotto, e qui insomma siamo in tanti, e quindi è interessante far puntare l'attenzione su questo argomento più che vendere o far vedere quello che uno produce, giustamente, però il fatto di vedere la qualità, di far vedere, conoscere persone, ragazzi, giovani che puntano tanto alla qualità, è molto importante. Ciocco Marche, importante evento, ma non solo. Confartigianato si impegna in diversi eventi. Come si inserisce Ciocco Marche? Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato un bellissimo percorso in affiancamento all'amministrazione comunale, che è partita ormai un paio di mesi fa da Food and Drink, iniziative come Food and Drink, che hanno appunto l'obiettivo e il compito di valorizzare le imprese, perché abbiamo portato la gente all'interno delle aziende, delle imprese. È continuato nel percorso appunto delle notti bianche, parlo al plurale, dove ci siamo impegnati nell'organizzazione di diverse piazze, da Corso Amendola, Piazza Pertini, Piazza del Papa. Proseguirà 11 e 12 novembre, faremo una bellissima iniziativa agli Archi, Attacchi d'Archi, dove appunto valorizzeremo i laboratori, il saper fare artigiano, la maestria artigiana appunto su questa piazza così interessante come nodo di sviluppo e di collegamento fra il centro città e il piano, che comunque sono zone strategiche per la città di Ancona. E appunto attraverso Ciocco Marche ci lanceremo poi verso il Natale, dove in questo senso poi gestiremo diverse iniziative sulle varie aree, sulle varie zone della città di Ancona. Quindi 22esima edizione, e lo slogan quest'anno l'abbiamo un pochino spinto sul tema Ancona, nel senso che questo cambio di visione del capoluogo di regione
Abbiamo deciso di utilizzare un claim buon un bel po' che è molto Ancona centrico, anche se l'iniziativa è di carattere regionale, ha una partecipazione di cioccolatieri da tutta Italia, ma proprio perché volevamo dare un tocco di novità. Ciocco Marche è un momento importante per riflettere sull'artigianalità. Sì, siamo orgogliosi di portare questa iniziativa a 22 anni, dove si evidenzia il valore dell'essere artigiano, della qualità artigianale. Noi abbiamo lanciato una campagna nazionale, Intelligenza Artigiana, c'è tanta preoccupazione sul futuro, sicuramente ci sarà un futuro complesso, ma noi siamo fiduciosi perché grazie a queste iniziative abbiamo la possibilità di far conoscere alla cittadinanza, ai cittadini, il valore che è unico nel nostro territorio, il valore artigiano, il valore del saper fare, dell'eccellenza, quindi è un'iniziativa unica nel mondo della cioccolateria perché sono maestri artigiani che espongono e presentano i loro prodotti educando il cittadino al gusto. Quando un'iniziativa arriva alla sua 22esima edizione diventa un evento e quando l'evento è così, per quello che mi riguarda, diventato così identitario, di fatto Ancona e Ciocco Marche, quindi anche se questa è sicuramente un'iniziativa di carattere regionale, però di fatto caratterizza ormai il programma, no? Il tessuto della città. E quindi a maggior ragione, quando parlo di un evento identitario che rappresenta Ancona compiutamente nella regione, a maggior ragione posso dire che questo è non solo un evento dimostrativo o qualche modo espositivo. Quando si parla poi di show cooking, di laboratori, si parla di un evento dinamico, si parla quindi di un evento che è estremamente aperto alle contaminazioni, a quelli che sono gli apporti che vengono dall'esterno, ma diventa un evento che ci dice quanto dietro a un artigiano, in questo campo siamo nell'ambito dell'agroalimentare, parliamo di un artigiano che comunque tramanda non solo il proprio sapere, la propria attività commerciale, ma un'attività di tradizione, quindi tramanda dei valori, tramanda un percorso culturale. Per noi è fondamentale, insomma, è questa che fa la differenza. Una 22esima edizione con un cioccolatino dedicato alla città di Ancona, è uno slogan che parla anconetano, Ciocco Marche dunque celebra il capoluogo. Sì, la 22esima edizione è un'iniziativa diventa evento e diventa istituzione per la città. Adesso, lo slogan sicuramente a noi molto familiare, ci dice che dietro alle attività commerciali, a quello del laboratorio agroalimentare, c'è tanta tradizione, c'è ovviamente un messaggio culturale da dare alla città, non solo alla regione. Ecco, di questo ringraziamo Confartigianato. Si è parlato insomma anche nel futuro di location che si possono arricchire nella città, quest'anno l'iniziativa è in piazza Cavour, ma quali possono essere le prospettive in questo senso? Ma noi abbiamo sempre detto che vogliamo coinvolgere la città, quindi fare eventi diffusi sul territorio. Il territorio di Ancona è estremamente vasto, ha tante piazze ma anche tanti borghi, ha tante realtà da valorizzare. Poi ovviamente la sinergia con le città, con comuni limitrofi, ovviamente faranno non solo da scena o da retroscena a quella che è un'iniziativa che sicuramente è patrimonio dell'intera regione. Altre location sulla città di Ancona, Ciocco Marche può e deve restare in centro o valutate anche magari eventi che possano coinvolgere altri luoghi della città, chiaramente nelle prossime edizioni? Ah, noi vogliamo incentivare moltissimo non solo l'accesso alla città, lo vogliamo rendere fruibile, ma lo vogliamo fare però in senso ampio, quindi è chiaro che il centro storico per noi è importante, luogo di identità, però ci sono tante altre parti che sono comunque parti della storia di Ancona, mi viene in mente il piano, mi vengono in mente altri quartieri che comunque fanno la storia della città tutti i giorni e di questo chiaramente siamo grati a tutti i cittadini di Ancona. Fano TV, il nostro speciale dedicato all'evento Ciocco Marche termina qui. Vi diamo appuntamento 17, 18, 19 novembre per l'evento più dolce dell'anno. Io vi do appuntamento ai prossimi programmi di Fano TV.